Ciao ragazze, il video di oggi sarà i top e flop della seconda parte del 2013. Ho selezionato 5 prodotti per ciascuna categoria, vediamoli insieme a partire dai flop. Il primo prodotto flop che vi presento è questo smalto di Collistar Gloss Effetto Gel, la colorazione 570 Blu Camaleonte. Come potete vedere è un bellissimo colore, ma mi sono trovata male come texture perché è appiccicoso, non asciuga mai, di conseguenza dura pochissimo. Non so come si comportino le altre colorazioni di questa collezione di Collistar, perché non ne ho più acquistate ovviamente dopo questa esperienza. Il prossimo prodotto flop è questo mascara sempre di Collistar, il Super Mascara Estremo. Mi spiace dover contraddire con questa opinione una delle mie più care amiche di YouTube che è Marta, la quale invece si trova benissimo con questo prodotto, ma io non mi ci sono assolutamente trovata bene, perché l'ho trovato secco fin dall'inizio. E quello che rimprovero soprattutto in questo prodotto è il rapporto qualità-prezzo. Infatti è un mascara costoso, costa 21 euro all'incirca, e quindi io pretendo molto di più quando spendo questa cifra per un mascara. Il terzo prodotto flop di questa carrellata è il Paper Prime Manicure Kit di Essence. Un prodotto che più che un flop definirei una sola, perché non sono mai riuscita, durante i numerosi tentativi fatti, ad arrivare al tanto desiderato risultato. Infatti, una volta rimaneva tutta la colla sulla superficie dell'unghia, la volta successiva la carta si strappava, la volta successiva ancora il risultato si otteneva, ma la scritta o il disegno che fosse era praticamente tutto sbiadito, quindi non sono mai arrivata a un risultato concreto. L'unica cosa positiva di questo flop è che fra lui e l'apposita colla per realizzare questa manicure avrò speso sì e no 5 euro, quindi il flop ci può stare. Il quarto prodotto flop di questa carrellata è Imperialis di Lush, una crema per il viso che viene definita come maestosa e piena di fiori per nutrire e riequilibrare qualsiasi tipo di pelle. Avevo acquistato Imperialis di Lush per utilizzarla come crema notte, ma non mi sono trovata bene, non per chissà quale motivo, ma solo per il semplice fatto che non è abbastanza nutriente per quanto riguarda la mia pelle durante la notte. Per cui al mattino mi svegliavo con la pelle, spenta e quasi più stanca di quando mi ero andata a correre. Però tenete conto che ho una pelle particolarmente delicata ed esigente, quindi è proprio una questione di incompatibilità fra lei e la crema. Il quinto ed ultimo prodotto flop che vi presento oggi è questo Super Liner Black Buster Eyeliner di L'Oréal Paris. Lo avevo già preannunciato come flop in qualche video precedente perché è un eyeliner costoso, pagato ben 15 euro, che scrive quando vuole lui e quelle poche volte che lo fa scrive male, per cui mi ci sono trovata malissimo, di nuovo prodotto sola che sconsiglio vivamente a tutte voi. Adesso passiamo finalmente ai prodotti top. Il primo che vi presento è lo Smart Liner di Sephora. Lo Smart Liner di Sephora è un prodotto top a partire dall'impugnatura ergonomica che lo rende facilissimo e velocissimo da utilizzare e per la punta sottilissima e precisa che lo caratterizza. È un prodotto top perché ha la giusta impregnatura di inchiostro, nel senso che per essere un eyeliner comunque liquido non è secco, ma nello stesso tempo non è troppo liquido da impastare le ciglia. È un prodotto top per la durata del flacone perché è dal giorno del 1° di ottobre che lo utilizzo quasi quotidianamente, ogni giorno, e lo sto utilizzando ancora. Ed è un prodotto top anche per quanto riguarda la durata sugli occhi, perché l'ho applicata al mattino e lo ritrovate quasi intatto alla sera. Ed è infine un prodotto top per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, perché è un prodotto di un marchio importante, caratterizzato da tutti i pregi che vi ho appena elencato e costa solo 12,90 euro. Il secondo prodotto top di questa carrellata è Crine Tempestose di Lush, una crema idratante per capelli a base di latte d'avena e burri tropicali. È una crema giallina dal profumo meraviglioso che ho scoperto ai primi del mese di settembre e da allora non l'ho più abbandonata. Si può utilizzare sia sui capelli bagnati, quindi appena lavati per lo styling, e allora ne prelevate una quantità un pochino maggiore, oppure anche sui capelli asciutti per dare magari definizione sulle punte, qua e là dove c'è il crespo. Il prodotto costa 18,70 euro, ma proprio perché è così ricco bisogna fare attenzione a non utilizzarne troppo, perché altrimenti il capello risulta appesantito. Tenete conto che io lo sto utilizzando dai primi di settembre e come vedete ce n'è ancora parecchio, sono circa a metà. Il prossimo prodotto top che vi presento è questa crema mani di Bottega Verde con estratto di mirra ad azione protettiva ed effetto barriera. Devo dire che è una crema efficacissima, idrata e nutre la pelle delle mani in profondità e la rende proprio vellutata. Tra l'altro questa crema costa solo 3,99 euro, per cui è un prodotto che se non conoscete ancora vi consiglio. Il prossimo prodotto top di quest'ultima parte del 2013 è la magica CC Capelli di Collistar.
Di Magica CC Capelli di Collister io ho provato due nuance, rosso paprika, della quale avevo fatto anche una review, e poi questa qui che vi presento oggi, che è biondo miele. Per cui ho solo dato qualche riflesso ai miei capelli. In entrambi i casi vi posso dire che il prodotto è stato efficace e benefico sui miei capelli. Nel caso di rosso paprika ho proprio modificato il colore e vi posso dire, adesso che le settimane sono passate, che dura in effetti 5 lavaggi. Ultimo prodotto top è il fondotinta compatto Flat Perfection di Neve Cosmetics. Tra l'altro sono orgogliosissima di mostrarvi l'alluminio sotto la cialda che inizia a intravedersi. Questo fondotinta è la versione compatta del fondotinta minerale in polvere libera di Neve Cosmetics, è stato lanciato sul mercato nell'estate appunto del 2013, io l'ho acquistato a luglio, lo sto usando praticamente ogni giorno da allora e mi ci trovo benissimo. L'ho già detto qualche volta in passato, io ho una pelle particolarmente reattiva che non può assolutamente tollerare le creme colorate e i fondotinta, per cui gli unici che posso permettermi, sicuramente a discapito della coprenza, sono appunto questi minerali di Neve Cosmetics. Ho la Coverage Mineral Foundation dal 2012, con il quale mi sono trovata benissimo e mi ci trovo bene tuttora, ma con questo mi ci trovo ancora meglio, perché comunque è più coprente, è molto più vellutante rispetto al primo perché è stato arricchito in componenti vegetali, e quindi è un prodotto veramente che ha segnato in maniera positiva l'ultima parte del 2013. Io spero che il video vi sia stato in qualche modo utile, fatemi sapere cosa ne pensate voi dei prodotti che ho elencato, se siete d'accordo con me oppure no. E se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo video. Ciao!